Bene, 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 bene. Allora, adesso, cara regia, la musica, vi presento questo match 5x5, come in event, perché è il penultimo match, e vi wait a title match. Musica. Fighter è arrivato, aspettiamo l'altro. Ricordo che 5 riprese da 5 minuti. For me, so fuck the world, feed it fiends. It's gassed up, if it thinks it's stopping me, I'ma be what I set out to be. Without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. Knowing fans are bust, don't try to ask him why or how can he. From infinite down to the last relapse album, he's still shitting. Whether he's on salary, paid hourly, until he bows out or he shits his bowels out of him. Whichever comes first, for better or worse, he's married to the game. Like a fuck you for Christmas, his gift is a curse. Forget the earth, he's got the urge to pull his dick from the dirt and fuck the whole universe. I'm not afraid to take a stand, everybody, everybody. 5 riprese da 5 minuti, come in event. Heavyweight title match, il penultimo match della serata. Siamo pronti a presentarli, due fighter. Invece ha lasciato in sospeso un accordo che loro avevano, ma questa sera concluderanno proprio qua in The Cage, nella gabbia. Si affronteranno finalmente per chiudere la questione. It's a game called circling, I don't know how. I'm way too up to back down, but I think I'm still trying to figure this crap out. Thought I had it mapped out, but I guess I didn't. This fucking black cloud still follows me around, but it's time to exercise these demons. Eccoci qua. I'm not afraid, I'm not afraid to Allegro Blu, proveniente da Titan Tomasello, Albert Serpenti. Lo sfidante del campione in carica, come vi dicevo, una cosa lasciata in sospeso, ma questa sera si sono accordati per affrontarsi. Chi vincerà? Lo staremo a vedere. Il campione in carica all'angolo rosso, MMA Atletica Box, Edoardo De Gregorio! Come in event della serata siamo negli heavyweight, sarà Albert Serpeti all'angolo blu a provare ad andare all'assalto del titolo detenuto da Edoardo De Gregorio, ovviamente all'angolo rosso. Ora l'arbitro va a comunicare le regole principali di questa battaglia e poi sarà il momento di darsene di santa ragione, perché un titolo in palio significa ovviamente
bella battaglia. I due si erano già promessi di scontrarsi uno contro l'altro ed eccovi qua pronti per mantenere fede alle loro promesse reciproche. Albert Cerpeti prova ad andare a prendere la cintura di Edoardo De Gregorio. Cerpeti leggermente più alto del suo avversario, sta testando un pochino il tappeto che abbiamo visto essere molto scivoloso, quindi probabilmente vuole capire com'è la situazione. Però attenzione, volano subito dei colpi pesanti da parte di De Gregorio, che ha dato dei colpi al volto a Cerpeti, lo ha un pochino rintronato. Però vediamo che si va verso una pressione molto importante da parte di De Gregorio nei confronti del suo avversario contro la gabbia. Attenzione però, Cerpeti va in queste gomitate violentissime sulla schiena. Questi sono colpi che di per sé non fanno sicuramente male, ma reiterati, portati avanti per più tempo, possono ovviamente farsi sentire nel corso della contesa. Quindi sono ancora lì per combattere, ma attenzione perché Cerpeti viene portato a terra da De Gregorio, che continua la sua azione. Attenzione perché in montata potrebbe liberare un braccio e poi partire con un ground and pound devastante. Vediamo ovviamente Cerpeti che deve fare qualcosa per liberarsi il più possibile da questa posizione di montata, perché ovviamente più cresce la possibilità di colpire del suo avversario, più ci sono. Vediamo i due ancora a terra, stanno lottando per la posizione. Ancora una volta Gregorio mantiene questa posizione di montata, ha superato la guardia, ora deve fare in modo di riuscire a colpire, andare dentro con un ground and pound, e ora ci sta provando, che si viene molto bene trattenuto dalle braccia di Cerpeti, che sta cercando ovviamente di non far muovere l'avversario, di non dare la capacità cinetica, muovendo il braccio più dall'alto possibile, quindi lascia pochissimo spazio per i colpi. Non sta perdendo tempo Edoardo De Gregorio, non sta perdendo energie in questa fase. Sappiamo che se dovesse cercare di andare a colpire l'avversario prepotentemente perderebbe molta energia e forse non avrebbe nemmeno la possibilità di farlo. Attenzione proprio perché sta andando per chiudere un triangolo, invece no, poi si è fermato. Prova dal basso Cerpeti a colpire il suo avversario, è sicuramente in un'ottima posizione De Gregorio, ma deve capitalizzare qualcosina di più. L'arbitro potrebbe anche decidere di rialzarli se non li vedesse combattere, se non vedesse abbastanza movimento, abbastanza azione. Quasi un peccato per De Gregorio essere arrivato lì in quella posizione, aver superato la guardia e non riuscire a colpire. Qui riparte, Cerpeti viene colpito più volte da questi colpi, però vedete deve tenersi in equilibrio De Gregorio, non riesce con l'altra mano quindi a infondere quella potenza che dovrebbe fare. Però dall'altra parte Cerpeti non sta riuscendo a liberarsi, comincia a pesare il corpo di De Gregorio sulla pancia di Cerpeti, che è ancora lì, riesce a schiodarsi, sta trattenendo il suo avversario con le mani. L'arbitro dice combattete altrimenti vi alzo. I due stanno andando avanti ancora in questa posizione sicuramente ottima per finalizzare in tanti modi diversi. Abbiamo ancora Cerpeti che va a dare fastidio al volto dell'avversario, forse vuole cercare di farlo girare, forse vuole cercare un momento in cui abbassa un minimo la guardia. Cerpeti potrebbe essere davvero importante qualsiasi istante in questa fase, perché si è liberato molto bene per un attimo. Però Cerpeti, De Gregorio è riuscito a ritrovare la posizione ancora una volta, la montata. Attenzione perché si è liberato, cerca di andare con il ground and pound, ma viene fermato ancora una volta da Cerpeti. Ottima sicuramente questa fase da parte di entrambi, un buon attacco da parte di Gregorio, ma anche un'ottima difesa da parte di Cerpeti, che in fondo si è difeso tanto e non ha lasciato molto spazio al suo avversario per entrare. Quindi si va avanti ancora in questa posizione, si va avanti ancora con questa situazione. Forse l'arbitro potrebbe intervenire un po' sterile ora l'attacco anche di De Gregorio, anche se in questo momento riesce ad andare a fermare il braccio dell'avversario, probabilmente cercherà di andare in una mossa di sottomissione, forse non riuscendo ad andare di ground and pound. L'unica strada potrebbe essere proprio quella, cioè di sottomettere l'avversario, che non sta riuscendo con i suoi colpi di reni a liberarsi. Hanno ancora pugni fortissimi, ma una distanza troppo breve per dare quel danno, potrebbero mandare KO Cerpeti.
continua ancora a tenersi incollato al corpo dell'avversario. Attenzione, difesa molto molto bene. Abbiamo ancora dei pugni inferti dall'alto verso il basso da parte di De Gregorio, che sta facendo molto bene, ma è finita la ripresa. Finita la ripresa, quindi si tornerà a combattere dopo questo minuto, minuto e mezzo di pausa, dei secondi avranno dato delle indicazioni ai propri atleti, che saranno riprese un pochino le forze. Primo round di 5 terminato. Brava Elena, con l'applauso. Siamo pronti per la seconda ripresa. Serpetti ancora lì, sta cercando la concentrazione mentre sta cercando di asciugare quanto più possibile il tappeto. Ha un po' inficiato le prestazioni dei lottatori. Speriamo che adesso queste riprese che mancano al termine di questo match, e non solo, anche il prossimo match, il main event della serata, anche possano riuscire a stare quanto più in piedi possibile senza scivolare gli atleti. Serpetti ha aperto ancora il controllo della gamba sinistra, viene colpito ancora un paio di volte, però cerca anche lui di colpire indietreggiando. Mi ricorda un po' Chuck Liddell nelle sue sortite, quando veniva colpito ma andando indietro cercava di dare a sua volta dei colpi, e tante volte è riuscito anche a portare a terra gli avversari in questo modo, mentre in questo caso si va di nuovo a parete. Ancora una volta Serpetti viene schiacciato da De Gregorio, che ha intenzione di non mollare, non molla neanche un istante. Abbiamo due ancora una volta a parete, viene ancora portato a terra Serpetti da parte di De Gregorio. Ora mezza guardia per Serpetti, che vuole tenere ancorata quella gamba, ma nel frattempo vuole anche cercare di uscire. Si sta cercando di mettere su un fianco per liberarsi quanto prima dalla presa, dalla pressione. Vedete tutto il corpo di De Gregorio che sta cercando di andare sopra il petto e la pancia di Serpetti, che sta già respirando a bocca aperta, non è mai un buon segno. Sta cercando di colpire la schiena dell'avversario per trovare ovviamente uno spiraglio, mentre De Gregorio è riuscito ancora una volta a passare la guardia, ancora una volta in montata De Gregorio, molto vicino alla gabbia, forse non avrà lo spazio fisico per fare ground and pound che dovrebbe fare per vincere, però sta ancora facendo molta pressione sul volto proprio con il suo petto, cerca di andare sul volto di Serpetti, che invece prova in qualche modo a liberarsi andando su un fianco. L'unico modo per uscire da questa situazione è mettersi su un fianco, cercare di trovare una posizione per scivolare fuori. Lo sta facendo ancora una volta, la scelta è buona anche quella di appoggiarsi alla gabbia, deve cercare di farlo nel modo più regolare possibile, quindi non aggrappandosi con le dita dei piedi come sta un po' facendo ora, ma l'arbitro è un po' intento a guardare da altre parti per vedere che non succeda niente al volto, vedere che non capiti una sottomissione o altro. Ora però ci si è spostati più verso il centro della gabbia, vediamo ancora Serpetti prova ad andare, ma attenzione, azione in rotazione da parte del campione De Gregorio, che probabilmente ha cercato di andare a prendere il braccio, cercato di andare in giù gigattame verso il suo avversario. Ora è uscito ancora una volta lateral press, in questo momento ha fermato il braccio destro del suo avversario, dovesse riuscire a fermare anche il sinistro, potrebbe andare con un ground and pound devastante, ma è riuscito Serpetti a liberarsi. E ora guardia laterale, posizione assolutamente interessante dei due. Vedete che De Gregorio sta cercando ancora di salire in montata e ce l'ha fatta, ha recuperato ancora una posizione di grande vantaggio. Serpetti però riesce sempre a mantenere un contatto con il corpo dell'avversario e a non uscire mai, e questo gli consente di non subire questo ground and pound che invece è partito in questo momento da parte di Gregorio. Hammer fist devastante, ancora una volta non riesce in nessun modo a incidere così forte De Gregorio, perché è bravissimo nella difesa Serpetti, anche se davvero in attacco non è mai andato in queste due riprese.
sempre portato a terra da parte del suo avversario, che sta dominando tutte le fasi di questo match. Un 2-0 in questo momento, se dovesse finire qui la seconda ripresa, assolutamente a favore di De Gregorio. Sapete, dovrà fare di più dal terzo round in poi. Vediamo ancora una volta tentativo anche di fermare un braccio, di portarsi a casa qualsiasi porto, qualsiasi posto del corpo dell'avversario. Sapete, è ancora lì tranquillo. Dovrebbe l'arbitro probabilmente intervenire a riportarli al centro. Infatti l'arbitro dice: datevi una mossa, muovetevi. Eh sì, un po' una fase di stallo questa, non sono abbastanza incisivi i colpi. L'arbitro lì sta ancora controllando la situazione, i due si muovono, sì, però ecco, attenzione, prova ad andare ancora una volta De Gregorio, sta cercando di prendere ancora una posizione laterale, probabilmente vuole andare con uno strangolamento oppure una mossa, una leva articolare al braccio. Si sta muovendo molto bene in questa fase ancora il campione De Gregorio, mentre invece Serpetti c'è un pochino di stallo in più. Ora è riuscito a non far, a non mantenere la posizione di montata del suo avversario, che però ora tende a rialzarsi. Mancano pochi secondi alla fine del match, i due sono del match, della ripresa, i due sono ancora in piedi, probabilmente tenderanno a non scambiare fino alla fine della ripresa. E qui poi infatti solo un low kick da parte di Serpetti, nient'altro. Credo che sia un sonoro 2-0 in questo momento per De Gregorio. Dove eravamo rimasti? Siamo ritornati in The Cage per confrontarci. Vedremo alla fine chi la spinta. Elena annuncia la terza ripresa. Questa è l'ultima delle riprese standard. Se si dovesse andare oltre la terza, si entrerebbe nei cosiddetti championship round, quelli che soltanto per gli incontri titolati vengono sfoggiati. C'è la quarta e la quinta ripresa, però ovviamente se si arriverà fino lì. È già caldo in questo periodo, quindi è difficile anche mantenersi nella miglior condizione possibile. Una fase di attesa, i due si stanno ancora studiando. Qualche tentativo da parte di Serpetti di colpire, ma tentativi molto blandi. Attenzione, ancora azione importante di De Gregorio, che ha colpito con tre pugni il volto di Serpetti e ancora una volta lo porta verso la gabbia. Ancora una volta probabilmente l'idea è quello di portarlo al tappeto e cercare di finalizzarlo con una sottomissione oppure di vincere con il suo ground and pound. Cerca di difendersi come può in questa fase Scarpetti, che non riesce ad andare oltre, però perché potrebbe aver iniziato a chiudere una ghigliottina, ma non si è liberato in modo abbastanza semplice De Gregorio. Prova ancora a prendere il collo di De Gregorio. Serpetti desiste. Per bene, vedi che cerca di portarti, sta facendo sempre lo stesso gioco a parete. Forza! E usa! Colla e colpisci! Cioè, forse poca fantasia negli attacchi da parte di entrambi. In realtà Serpetti non ha praticamente mai attaccato, ha provato a dare dei colpi quasi a vuoto quando veniva ovviamente braccato dall'avversario, e poi poco altro. Mentre invece per quanto riguarda De Gregorio, sì, è stato un tentativo di finalizzare, un tentativo di colpire col ground and pound. Però vediamo l'arbitro che ferma la contesa, riporta i due al centro della gabbia. C'è ancora da lavorare, ma ci riparte da capo praticamente. Ora l'arbitro fa chiudere le distanze. Boxa! E allora, boxa, dai! Dai!
aspetti, prova ad andare con dei colpi, scivola De Gregorio, bisogna fare attenzione a questo Matt, probabilmente potrebbe essere anche motivo di scandalo qualora finisce un incontro perché scivolato qualcuno. Momento, un tentativo di high kick da parte di Cerpeti andato completamente a vuoto. Due continuano a studiarsi ancora, la terza ripresa potrebbe essere decisiva perché poi dopo entrerebbe nei championship round, sarebbe difficile. Attenzione, un'altra azione a colpi di pugni da parte di Gregorio, il quale poi una volta giunto a parete ricomincia a cercare di portare a terra il suo avversario. Il canovaccio è un po' sempre quello da parte di Gregorio, sembra funzionare abbastanza con il suo avversario e quindi reitera questo comportamento. Vediamo se sarà la scelta giusta, riesce ancora a uscire da una presa che aveva tentato Cerpeti. C'è lo spazio! Il parte ancora dal centro della gabbia, vediamo se ci sarà ancora un'azione in avanti a parte di De Gregorio che sta anche testando il terreno, però ancora una scivolata, ancora un tentativo con questo destro non andato a segno da parte di De Gregorio. Spinning back fist molto lento, super facile per De Gregorio non farsi colpire. Molto stanco Cerpeti in questo momento, non so come sarà per lui entrare nei championship round. Ancora bene De Gregorio che prova ancora con un bel destro bloccato però dal braccio di Cerpeti che è riuscito ad alzarlo per tempo. Molto attento De Gregorio che vuole assolutamente vincere questa contesa ancora prima di arrivare dai giudici. Una volta i due non riescono a colpirsi, si stanno studiando. Ogni tanto parte qualche colpo un po' troppo aperto. Attenzione però perché Cerpeti l'ha sentito il calcio di prima. Un calcio partito quasi per caso da parte di De Gregorio, ma in realtà Cerpeti l'ha sentito e come. Attenzione perché i due sono ancora a parete. Mentre il tempo scorre, i due rimangono lì a parete. Ultimi 10 secondi di questa ripresa e poi saranno, ecco qua, entriamo nei championship round. Fine della terza ripresa. Poi vuol sentire un po' più consistenti gli applausi, perché vedete come stanno facendo veramente un grande match, Stanno giocando come due grandi. Presenta la quarta ripresa. Brava Elena. E ora solo i campioni o quelli che vogliono diventare campioni arrivano fino a questo punto. Stiamo per affrontare il quarto round, sempre da 5 minuti, categoria heavyweight. Il campione Edoardo De Gregorio sta affrontando l'avversario, suo sfidante Albert Cerpeti. Questa sfida molto emozionante, migliori le prime due riprese rispetto alla terza sicuramente, ma lo spettacolo è tutt'altro che finito. Vediamo che viene ancora asciugata tappetina che è stata un po' un problema, l'abbiamo visto più volte, lottatore scivolare, perdere l'equilibrio. Il grip è molto importante soprattutto quando si portano certi tipi di colpi, quindi chiaramente ancora una volta molto bene con questi jab di sinistro da parte di Gregorio. Riesce sempre ad andare a segno sul volto del suo avversario, ora fase di standing, un pochino di studio ancora tra i due. Si conoscono sì, però queste fasi fanno bene per cercare lo spiraglio ed entrare e cercare di fare danno.
con un calcio non molto ben eseguito da parte di Gregorio, mentre Serpetti non è proprio intenzionato ad andare molto avanti. Prova dei colpi magari anche belli da vedere, però poco efficaci in questa fase del match, mentre Gregorio è così concentrato comunque. Andiamo, 1-2, 1-3, forza, attacca. Anche questa quarta ripresa partita meno forte rispetto alle prime due. Quest'ora saremmo già stati a terra. De Gregorio che provava qualche sortita nei confronti del suo avversario. Ricordiamo, seconda giornata di combattimenti di tre qui sia in Extreme. Domani sarà la giornata del grappling e del pro wrestling. Ottimo lavoro ancora da parte di Gregorio, che alla fine è riuscito a entrare con un sinistro e poi ora con un destro. Serpetti deve scappare, sa che prendere ancora questi pugni può essere molto molto fatale per lui. Ora prova ad avanzare Serpetti, ma non sembra proprio a suo agio con i colpi in questa serata, con i pugni in questa serata. Qualche calcio cercato, poi soprattutto si è difeso dalle prese di sottomissione del suo avversario, che forse si è un po' stancato adesso di portare a terra Serpetti. Tentativo blando di Superman Punch da parte di Serpetti. Gregorio anche lui va un po' così a vuoto, più per tenere le distanze col suo avversario, più per dimostrare ai giudici che sta facendo qualcosa. Il calcio quasi finito fuori misura per De Gregorio. Attenzione, De Gregorio ha portato Serpetti ancora alla gabbia. Pressione sicuramente che va avanti costante. Attenzione, perché Serpetti cerca ancora una volta la ghigliottina, di andare a prendere in quella posizione che può portare la ghigliottina. Forza! Forza, Edo! Vomita! Dai, lavora, lavora! Lavora, lavora, tira verso di te. Un attimino di stallo da parte di entrambi, con Serpetti più vicino che mai alla gabbia, alla porta di uscita. Anche in senso figurato, se non farà qualcosa nei minuti che mancano, chiaramente rischia proprio di perderlo questo match. Si va avanti ancora, ginocchiate importanti da parte di Gregorio. Molto, molto ferma questa quarta ripresa, pochi scambi, poco interessanti. Sicuramente c'è la difficoltà di rimanere lì a lottare anche in questi championship round. Non è semplice, però è comunque la prima volta. Attenzione, perché sta ancora cercando di portare a terra Serpetti De Gregorio, ma ottima difesa da parte di Serpetti, che non si fa portare giù. Tiene ancora questa fase molto addormentata del match. L'arbitro infatti dice: tornate al centro, cominciate a picchiarvi che qua non vi sopporto più. Tentativo di high kick molto blando ancora una volta da parte di Gregorio. Questi sono tutti colpi pressoché inutili e anche rischiosi. Non li porti correttamente, perché il tuo avversario potrebbe fermarti la gamba e poi portarti giù, un po' come è successo adesso. Portato giù ovviamente De Gregorio Serpetti. Serpetti che è in difficoltà. Grande lavoro di De Gregorio, che però si finisce anche, fa finire anche questa quarta ripresa. Si andrà verso l'ultimo round disponibile per poter decidere il vincitore, ovviamente chi si porterà a casa la cintura Slam Championship. Pompiere Lorenzo, non so.
momenti importanti per i due lottatori. Tempestivamente, oggi che c'era col sole lucente, il cage, la gabbia rovente, subito tempestivamente. Guardate un attimo come vai, sono ragazzi veramente esemplari. Complimenti a Rita per le scelte. E poi Dario c'ha sempre il sorriso in bocca, incredibile. Ride sempre. 16 anni, grazie Dario. Bravo Dario, non fate gli applausi solo a Elena, fateli anche a Dario e anche a certo, è giusto. Siamo in partenza per l'ultimo round, i due si sono abbracciati, sanno di aver fatto una gran bella battaglia, già 20 minuti alle spalle per questi due che hanno veramente dato tutto finora e vediamo cosa succederà in quest'ultima ripresa, tutti ovviamente curiosi di vedere. Entrambi hanno provato con dei calci al busto, ovviamente poi... Attenzione, ancora una volta un round che parte abbastanza blando, anche se De Gregorio ha deciso di riprovare a colpire. Attenzione perché anche l'avversario ha cercato, anche sfruttando le leve un pochino più lunghe, di colpire De Gregorio. Abbiamo ancora una fase quasi di studio, andare avanti, però soprattutto per quanto riguarda lo sfidante deve fare qualcosina di più. Attenzione, scivola però il campione che si trova in difficoltà ora, ma ferma tutto bloccandosi anche lui al petto dell'avversario, facendo in modo di non toccarlo mai, di non toccare mai. Avanti ancora i due, grande pressione ancora da parte di Gregorio. Ancora parete, i due continuano a lavorare mentre l'arbitro guarda, e l'arbitro probabilmente tra poco dirà ok basta. Avanti ancora una fase molto molto stanca del match, sono tanti, 25 minuti, loro li stanno vivendo tutti. Vediamo come riusciranno a uscire da questa situazione. Siamo veramente alle ultime fasi di questo match, ma quasi una danza tra i due, mentre De Gregorio può essere contento perché almeno le prime due riprese le ha portate a casa, di certo non può essere contento il suo avversario, già. Ancora una fase in cui si stanno schiacciando alla gabbia mentre i secondi vanno inesorabili e Serpetti ha fatto troppo poco in questa quinta ripresa per ribaltare il giudizio che verosimilmente dovrebbero avere anche i giudici. Quindi la vittoria ovviamente a Edoardo De Gregorio. Vediamo che ancora una volta ci prova a girare. Altro potrebbe essere anche una cosa interessante. Vediamo ancora, si va avanti, si cerca di combattere per il miglior posizionamento per fare una mossa e poi tutto diventa qualcosa di molto spettacolare. Ultimo minuto, forza! Ultimo minuto, Albert! Ancora 60 secondi per i due. L'arbitro dice adesso andate ancora di nuovo al centro, ricominciate a menarvi da capo perché qua avete battuto un po' la fiacca. Ritorna quindi al centro, vediamo se De Gregorio
avrà voglia di osare un pochino, va dentro con un buon sinistro ancora una volta, perché buon sinistro anche da parte dello sfidante, che però va, non va a segno, perché De Gregorio ha alzato Serpetti, lo vuol portare a terra, per adesso lo sta ancora schiacciando alla gabbia, Serpetti ancora in difficoltà, viene quasi alzato da De Gregorio. Attenzione, ma Serpetti dice io non sento nulla, è normale. Ancora De Gregorio che ci sta provando a tenere lì, ormai il tempo passa, ormai il suo match è andato, a meno di una fiammata allucinante negli ultimissimi secondi, però non ce la c'è andata. E vediamo che termina con questo tentativo di takedown. Credo che non ci sia molto margine per cambiare vinto. Edoardo De Gregorio. Aspettiamo ovviamente il giudizio della giuria, giudizio insindacabile. Arriva la cintura, entra la cintura con Elita naturalmente, che verrà assegnata al vincitore. Bel match. Sicuramente hanno dato tutto in questo scontro, sia il campione De Gregorio che lo sfidante. Hanno fatto di tutto, ma letteralmente di tutto, per fare una buona impressione. E allora, per l'ultimo match verrà assegnata la... Ci siamo. Guardate che bella questa cintura. Me la vorrei portare a casa io, Elite, questa qua. Bella, molto bella. Championship. Allora, aspettiamo il verdetto, un po' di suspense. Ci siamo quasi. Allora, decisione unanime, ma rimane il campione Edoardo De Gregorio dall'angolo rosso, MMA Atletico Box, rivince, eccolo qua il campione Edoardo De Gregorio. Questo campione Edoardo De Gregorio, e lo presentiamo tra poco per l'ultimo match, questa lunga e lunghissima fase. Rimetti anche allo sfidante che si è malevuto fino alla fine, un grande match. But you won't take the sting out these words before I say them, cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing mayhem. When I say I'm gonna do something, I do it, I don't give a damn what you think, I'm doing this for me, so fuck the world, feed it beans, it's gassed up, if things are stopping me, I'ma be what I set out to be, without a doubt, undoubtedly, and all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. Elita, lo scappare che dobbiamo ripresentare un'altra cintura, giusto? Eccoli qua, sportivamente, applaudiamoli questi nostri due fighter, due colossi, due enormi, vai con l'intervista, vai. Allora, è stato un match molto intenso, sappiamo che vi siete scontrati di già, com'è stato stavolta? Diverso, diciamo che quando conosci poi un avversario devi nella mia poca esperienza devi giocare su altri fattori, non di come imposti il match, lo conosci già, però c'è dall'altra parte in questo caso la voglia di rivincita, per cui devi stare ancora più attento. Il match da 5 round è una preparazione diversa, molto più lunga, e sono soddisfatto del lavoro. Sì, sì, sì.
E invece per la preparazione com'è andata? Bene, bene, mi sono infortunato due volte, ma al piede destro e al piede sinistro. Prima al piede sinistro, poi al piede destro. Però hai avuto la bicicletta. E mo' pedala, zio. Senti, voglio dire due parole per chiudere. Bello, bello combattere qua, bellissimo. Anzi, grazie, ringrazio tutti quanti per la promotion, per credere nell'MMA. Cerchiamo di migliorare giorno per giorno a livello italiano per dare qualcosa poi ai ragazzi che sono giovani. Io ho 32 anni poi. E il tuo pubblico, guarda quanti sono per te il tuo pubblico. Che ti hanno sostenuto fino alla fine. Grande, grande.